Salve, 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 amici fratelli della congrega, come mi trovate? Male, malissimo. Ecco, qualcuno, tale Ether, veramente un personaggio ignobile, ma io all'età di 42 anni, anche se non li dimostro, soprattutto quando mi sbarbo, non del tutto, non rasato proprio a zero, ecco. Questo qui mi dice sei stempiato, mister falopecia. Innanzituto questo individuo dovrebbe sapere, poi arriveremo alla questione, che anche lui soffre di alopecia androgenetica, si chiama androgenetica perché tutti gli uomini, possedendo, si presuppone che siano uomini per questo, gli ormoni, il testosterone, perdono molti più capelli delle donne, ma la questione non è quanti capelli perdiamo, quanti neuroni conserviamo, e questo mi sembra che dalla nascita ne sia carente. Abbisognerebbe di diciamo un impianto di cellule neuronali. E sì, vengo assolutamente criticato, soprattutto quando mi scaglio contro Frusciante, ma io non mi scaglio contro nessuno, io sono scherzoso, goliardico, spiritoso e autironico, mai veramente ingiurioso. Anzi, fu lui a praticare dell'ostracismo nei miei confronti, perché anche lui, che si considera molto profondo nelle sue esplorazioni, disamine, esegesi, cinematografiche, nei rapporti interpersonali si dimostra con le persone che a pelle, diciamo così, gli stanno antipatiche o non gli suscitano empatia, ecco, si dimostra veramente sbrigativo e pedestre nelle sue considerazioni. Quindi io non posso assolutamente prendere sul serio una persona che vuole disquisire, di argomentare, ammesso che ne sia capace veramente, o si attenga a estrapolare di testi raccattati su film TV e attaccati ad altri, presi in prestito da qualche dizionario. Vabbè, Nisse, tu non fai un cazzo. Beh, un'offesa veramente impropria, immatura, inopportuna, che denota la sua visione del tutto agganciata a se stesso. Frusciante è solipsista. Allora, io ho scritto molti libri che poi non siano bestseller, che non vendano, come Stephen King, nonostante Stephen sia l'equivalente anglosassone di Stefano, ecco, è un altro paio di maniche corte. Io possiedo il physique du rôle, forse per fare l'attore, per cimentarmi nell'arte recitativa e per non limitarmi soltanto alla poetica esplorativa o recensoria, quindi contemplativa, che si trincera in una videoteca o in un articolo di giornale per esprimere in maniera sincera, no, assai insincera, perlomeno poco pratica, molta teoria, ma essere poco addentro al sistema. Vabbè, adesso no, sono veramente epiteti che mi vengono affibbiati e esternazioni maleducate. Scrivo libri, ne sto scrivendo un altro, facente parte della trilogia su Bologna, sul noir, una storia di detection mescolata a reminiscenze mie torbide di per l'appunto, ecco, giochi di parole, concordanze lessicali, sinonimi, divi mnemoniche mie perlustrazioni di me stesso, un'introspezione che diventa esternazione della mia anima riflessasi nella pagina vergata. Uscirà questa mia recensione, forse domani, di accordi e disaccordi. Cerco di accordarmi al mio cuore che batte scalpitante, pulsante, effervescente, frizzante, poi si malinconisce, si inumidisce, si intorbidisce, e come una foglia non autunnale
ma estiva, io cado, precipito a terra, poi mi rialzo. E allora, Frusciante è un bravo critico, adesso, anche perché lo stesso Tarantino, diciamo, ricicla déjà vu, il già visto, il già letto, e lo rielabora, così fa Frusciante con le sue critiche, quindi non c'è niente di male, ma anch'io mi documento, mi informo, leggo e poi interpreto comunque alla mia maniera, con le mie parole, in modo vero, spero autentico. Quindi, però, cosa distanzia me da Frusciante? Io credo di essere un artista, posso essere un artista pessimo, non piacere, potete disgustarmi, potete bermi in un bicchiere d'acqua, potete platealmente offendermi, addirittura perseguitarmi, inquisirmi, ma creo perché da un po' di tempo a questa parte, grazie alla mia coraggiosa forza di volontà, sto rivivendo con più, non so se beltà, sicuramente euforia, limpidezza, trasparenza e non più alterità, bensì emozionalità pregna di calore, e quindi mi sento coinvolto anche dal creare storie dell'orrore, del folklore, nel mischiarmi alle persone per cercare un'intersezione, uno scambio di idee che possano reciprocamente, vicendevolmente, dar man forte a una creazione artistica, ma non solipsistica, cioè non adattiamo il mondo a nostra immagine e somiglianza. E Frusciante poi è più grande di me all'anagrafe ed ha la sua vita, è radicalizzato, no, già da lui stabilita, non so se è stabilizzata, a livello morale a volte, ecco, è ancora inquieto, ma ci sta. Comunque è sposato, e comunque retribuito per la sua attività ed è lì collocato, il suo ruolo è quello, quindi in un certo senso si è fermato, non è un male, però io invece sono rinato e quindi mi sento giovanissimo. Lui mi disse: ti comporti come uno di 13-14 anni, anche meno, anche uno di 7 anni. Sono rinato, forse sono un feto di 2001 di Sia nello spazio. Poi, ecco, Frusciante ha rilasciato recentissimamente la recensione di Eyes Wide Shut, i commenti, il solito capolavoro di Kubrick, ma io obietterei. Ecco, l'obiettivo, allora, Kubrick, sono concordi con Cronenberg, non credo che per Shining abbia capito bene cosa voleva fare, se trasporre fedelmente, no, lui voleva interpretare a modo suo, ecco, la novella di King. Dubito che sia veramente questo capolavoro di cui nessuno si sente di dire il contrario. Full Metal Jacket, vabbè, se l'avesse diretto Sam Mendes, primo tempo addestramento, secondo tempo ribaltamento delle aspettative, col finale il twist alla M. Night Shyamalan, e la guerra è orribile e non ci sono mai nemici, siamo tutti, diciamo, vittime carnefici. Vabbè, allora, Frusciante, così come avvenne per me, ma comunque compravo Chuck, il Mereghetti e studio Premiere, ecco, affascina sicuramente i ragazzi dai 20 ai 35 anni che, dopo essere stati oberati di studi mai veramente effettuati, semmai liceali o qualsivoglia, ecco, altra scuola, cominciano a respirare, a incontrare veramente la vita, quindi a divorare cinema per compenetrarsi, ecco, alla settima arte che possa illuminarli,
di bagliori esistenziali, perché è un'età difficoltosa, l'adolescenza si è prolungata e quindi noi attingiamo all'arte per comprendere meglio la nostra vita, per filtrare la realtà che ci sta attorno e che un po' ci intimidisce. Ne siamo spaventati, terrorizzati, ma anche ammaliati a tratti, e a tratti non ci piacciamo, ci piace più un film di un maestro che tale è stato designato, e noi deduciamo che possa istruirci, possa rinvigorire le nostre vite, alleggerire i nostri dubbi e liberarci dalle paure, come dicevo. E allora io sono scioccato da questa nuova generazione che fruisce del cinema e di ogni arte, che sia visiva, pittorica, il mio fisico scultore, no? Ma che non vive. La New Hollywood, il cinema degli anni 70, era vivo, era rabbioso, era romantico, era poderoso, e oggi è un po' standardizzato, sta stagnando nel conformismo, ecco, di questa società uniformata, livellata, basata sull'apparire. Sull'apparire che però vorrebbe essere profonda, ma non dobbiamo limitarci all'apparenza, lo ripete sempre Duchamp, a basso l'edonismo, e non dobbiamo essere classisti, però dobbiamo essere repentini nei giudizi e fermarci a una prima visione senza voler approfondire poi questa società schizofrenica, no? Allora questi giovani, per dirla Gio Pesci, il mio cugino Vincenzo, è logico che siano attratti, affascinati dalla figura del frusciante che emana a loro quella vegliarda maturità che in certo senso li accudisce, è protettivo frusciante nei riguardi dei giovani, che poi critica e coi quali non annuisce, lui sempre contrario poi, ecco, a cercare un vero rapporto di scambio, anche emotivo, perché lo vedono forte nelle sue pose, a volte arroganti, a volte autoritarie, a volte così, da lui perlomeno, dichiarate, politicamente schierate, e quindi è una sorta di padre putativo per loro. Ma devono capire questo: Frusciante ha la sua vita, voi fate la vostra, come sosteneva John Lennon, artista comunque primario, no? In quel panorama musicale fine anni 60, 70, quindi anche lui forse si contraddice. Vivete attraverso i film, in maniera artificiale, virtuale, ecco, alla Videodrome. Cercate voi di scoprire voi stessi, e forse, chissà, potreste diventare migliori di Kubrick. Osservate, giudicate e tendete a identificarmi con quello che vedete. Questa è psichiatria, questa è psicologia. Questa è la verità. Cioè, ti piace quel film perché le dinamiche dei personaggi, le tematiche riflettono sostanzialmente quello che sei in questo momento, ti combacia quell'immagine, no? No, questo è solipsismo. Io posso amare un film anche melenso, sdolcinato, retorico, dolciastro, e avere una vita tristissima, molto tetra, oppure amare la cupezza di un film ricolmo di malinconia e poi volare via verso lidi amorose, spensierate, perché questa è fantasia, è poesia, è creatività, è il magma vulcanico della mia fervida mente che non si ferma a prendere troppo sul serio l'arte e se stesso. Dei continui scontri, dei conflitti
vista, le conflittualità tra noi e l'esterno, in questi attriti scaturisce, si genera l'arte, il cinema, la letteratura e tutto il resto. 78esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ci sarò, mi è arrivata la conferma, sarà sostituita la mia foto nella tessera da accreditato. Io non voglio il vostro credito, voglio essere screditato, voglio essere allontanato da chi non vuole capire quello che ho passato, quello che sono, quello che passerò, quello che esperii, la mia esperienza, che non deve riflettersi nell'apparenza. Quindi consideratemi stempiato, anche handicappato, ritardato, ma guardatevi allo specchio, perché se voglio posso essere un falotico rinomato e un uomo rinato, riamato, fortificato dalla forza insita nel mio animo, indomito, rilluminato di energie prodigiose e un animo ritmato, accorato, accordato, finalmente a me stesso, senza dar retta alla gente, senza affidarmi ai guru, senza pendere dalle labbra di chi alla fine guarda, giudica, ma non fa e non è. Perdono il nome di azione. Morire, dormire, poltrire, giudicare. Io sono amletico, essere o non essere, e in questo oscillare va il mio navigare, il mio pensare, il mio poetizzare, romanzare, descrivere me stesso, la realtà, e recensire. Ciao, il falotico uomo di grande venustà, come il cinema, più alto, magnificente, magniloquente e ancora splendente.